abbiamo proprio visto ieri il bel film di Pieraccioni, di Leonardo Pieraccioni, Io e Merlin, e come protagonista è Marta Gastini. Quindi con te, Marta, vogliamo un po' ripercorrere questo tuo percorso artistico e questa esperienza insieme a Leonardo Pieraccioni. E tu hai fatto il liceo Plana qui ad Alessandria. Sì, io appunto ho fatto il liceo classico Plana qui ad Alessandria, un liceo che ho amato moltissimo e rifarei Sì, sicuramente. ma perché è lì proprio che hai mosso i primi passi per il teatro con le Sì, professoresse di Simone, no? esattamente, Susanna e Roberta, che curavano il laboratorio di teatro ed è grazie a loro insomma che ho fatto i primi passi appunto nel mondo del Nel teatro. mondo del teatro, ma passi che hai sviluppato anche nel mondo della danza, perché la tua sensibilità artistica è cresciuta anche con la Campassi, poi. Esattamente, con Patrizia Campassi, che per me è stata non soltanto un'insegnante di danza, è stata anche un'amica e un punto di riferimento, perché con lei veramente, oltre che con la mia famiglia, sono cresciuta Certo, perché è veramente. una famiglia molto impegnata, insomma, che si dedichi a questa passione dei figli e soprattutto ti hanno accompagnato per i provini, insomma, in giro. Spessissimo, assolutamente. No, io devo ringraziare i miei genitori, perché davvero mi hanno sempre sostenuta in questo, in quello che desideravo fare, e anzi mi hanno dato proprio il coraggio di provarci seriamente. E mi ricordo una volta mio padre mi ha visto fare uno spettacolo col catechismo, e in quell'occasione mi ha detto: "Guarda, Marta, secondo me sei brava". Un'altra figura artistica molto importante per te è Diego Parasole, insomma, l'alessandrino Assolutamente, sì. di. Grazie a lui ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni laboratori di cabaret con il gruppo Zelig, che sono stati un'esperienza davvero formativa e molto, molto interessante e divertentissima. E quindi lo ringrazio sempre per Bene, poi le questo. chiamate in Rai con Il bene e il male, un Sì. poliziesco, poi L'uomo che cavalcava nel buio con Con Terence Hill. Terence Com'è Terence Hill. Hill? È calmo come lo vediamo in Don Matteo? È un po' un Don Matteo anche nella vita. È una persona davvero stupenda. Per me è stato una guida, perché mi ha insegnato che bisogna essere consapevoli delle proprie capacità, di quello che si sa fare, ma nello stesso tempo bisogna mantenere sempre i piedi per terra. Ecco, poi la chiamata a Roma per i provini che sono stati intorno alla primavera di quest'anno, Esattamente, per quanto riguarda il film di no? Pieraccioni. Sì, e che l'avete, poi quindi sei stata scelta, insomma. Sì, dopo tre provini sono stata scelta. Proprio il giorno del terzo provino mi ha chiamato Pieraccioni in persona, che mi ha detto che aveva preso la sua decisione, che questo film lo avremmo fatto insieme, perché ero riuscita, ero stata capace insomma Ah, che bello. E com'è di stato come cucire. papà sul set? Un papà premuroso? Un papà, sì, premuroso, molto, molto divertente, giovanile, un po', ecco, come il mio papà. Si sono conosciuti i due papà? Sì, perché Leonardo Pieraccioni era molto curioso di conoscere il mio vero papà, e mi chiedeva: "Ma com'è fisicamente? È alto, ha la pancia, non ha la pancia? Perché vedi, io non sono più bello come quando ero giovane". E allora, quando poi l'ha visto, gli ha chiesto subito: Ma te, tu quanti anni c'hai?" No, subito così ha voluto sapere, e E poi sono quasi coetanei, sono insomma. quasi Ecco. coetanei, sì, E un le anno di mamme si sono differenza. conosciute? Anche le mamme si sono conosciute, perché Barbara si è presentata alla mia mamma dicendo: "Sono la mamma della bambina, molto piacere". E mia mamma fa: "Beh, anch'io sarei la mamma". Ecco, e sul set hanno dovuto rendersi conto che in realtà non erano 15 anni. Com'è che è andata? Sì, al provino erano tutti convinti, Pieraccioni in primis, che io avessi 14 anni, anche perché avevo studiato un po' la cosa, avevo tagliato la frangetta in modo tale da sembrare un po' più piccolina, mi ero presentata con una maglietta con Bugs Bunny, quindi quelle mosse tattiche che servono. E quando poi ha saputo che non era così, mi fa: "Dov'è la 19enne?" Allora è arrivato. Ma insomma, Pieraccioni in conferenza stampa a Roma ha parlato molto bene di te, ha detto che proprio a metà del mese di dicembre in conferenza ha detto che sei stata un'attrice che lo ha fatto emozionare, insomma, è così, è nato un bel rapporto, è vero. Sì. Sembra anche che nella scena del telescopio siate veramente coinvolti, no? È davvero così, perché ci siamo affezionati molto l'uno all'altra, e ogni tanto, infatti, quando eravamo a mensa,
Leonardo è entrato molto nel suo ruolo, nel suo personaggio, mi faceva: mi raccomando, mangia le verdure, guarda che il papà ti controlla. E Biagio Izzo cosa diceva? E Biagio Izzo anche, perché gli teneva anche lui il gioco, insomma, da patrigno, mi diceva: hai sentito cosa ti ha detto il papà? Mangia le verdure, allora insomma. A chi hai fatto gli auguri di Buon Natale, velocemente così, allora, per queste feste? Chi hai chiamato? Ho chiamato Leonardo Pieraccioni, Terence Hill, Gianmarco Tognazzi, anche lui è stato meraviglioso e si è definito il mio zio artistico, Francesca Cavallin, che è stata la mia mamma nell'Uomo che cavalcava nel buio, Barbara Tabita, la mia mamma invece nel film di Pieraccioni, Io e Marilyn. E l'Alessandrino, il tuo amico Alessandrino? E Diego Parasole, ovviamente. Ah, ovviamente anche lui. Siamo contenti non solo di averti vista al cinema, e suggeriamo a tutti di andare a vedere questo bellissimo spettacolo. A tutti i lettori di Journal, ciao e tanti auguri di buon anno.